L'opera di digitalizzazione del grande fondo fotografico del Cenacolo di Leonardo da Vinci dell'Ultima Cena ha constatato una base di 1000 fotografie, opere fotografiche. L'obiettivo principale di questa grande opera di digitalizzazione è stata proprio quella della salvaguardia, della valorizzazione e della fruizione, in un secondo momento, delle opere fotografiche del maestro, che attualmente sono conservate a Palazzo Litta a Milano. Tutto il materiale fotografico raccolto sull'opera del maestro Leonardo ha un importantissimo valore storico per quanto riguarda la memoria, quindi ci aiuta a ricostruire tutte le vicissitudini che sono successe al Cenacolo di Leonardo da Vinci, per quanto riguarda a cominciare dai conflitti bellici fino alle campagne di conservazione e valorizzazione su quest'opera. Il software ha permesso la conservazione digitale degli originali e la successiva quindi conservazione e fruizione da parte del pubblico attraverso ad esempio ristampe degli originali ad altissima qualità. In questo lotto di fotografie del fondo del Cenacolo di Leonardo da Vinci sono stati riscontrati diversi formati, che passavano dal 18x24 a formati più grandi come 30x40 e 40x50. Questa differenza di formati dipendeva dal gusto e dalle possibilità dell'epoca e dalla tecnica utilizzata per la realizzazione. In questo lotto sono state riscontrate albumine, gelatine e sali d'argento su carta politenata e baritata e aristotipi. Gli scanner sono utilizzati in questo grande progetto di digitalizzazione e oltre alla realizzazione dell'immagine scansionata di altissima qualità, sono semplici, facili e intuitivi da utilizzare. Appena messo l'originale all'interno dello scanner è possibile notare l'anteprima dell'immagine in modo da vedere il risultato finale, la velocità poi dello scanner in qualsiasi risoluzione e infine abbiamo notato la rimozione automatica di graffi e polvere. Grazie ad Epson, la Cineteca Italiana è riuscita nel suo obiettivo di conservare, digitalizzare e fruire uno dei fondi fotografici più preziosi al mondo, sia quello del Cenacolo di Leonardo da Vinci.